appena sono all'entrata dei Disney Studios abbiamo assistito sia allo spettacolo di magia di Mickey Mouse, che non è altro che un insieme di musical Disney, da Aladdin al Re Leone a Cinderella a ovviamente Frozen, perché è immancabile Frozen. È stata un'esperienza fantastica perché puoi vedere dal vivo dei musical di Broadway o comunque che sono a Londra, che sono molto 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 belli e molto molto costosi, quindi una piccolissima parte di ogni musical veramente spettacolare. Poi abbiamo visto lo spettacolo dei supereroi, non era altro che un insieme di costumi fighissimi e acrobati. Per esempio Spider-Man è un bravissimo acrobata, così come Capitan America e Vedova Nera. La parte iniziale di Vedova Nera che è bellissima, perché Vedova Nera è una ballerina, poi inizia a fare capriole e cose veramente veramente fighe. Lo spettacolo in sé per sé non era particolare, ma i costumi insieme ai personaggi fatti benissimo, specialmente quello di Iron Man, che penso più di 2000 euro quel costume costerà. C'era Iron Man che si fiondava, volava grazie a dei fili, veramente uno spettacolo per gli occhi. Pauvre persona, wow, sei tremendo fuoco qui. Con il trenino che ci porta a conoscere tutti quanti i segreti del Disney Studios. Di 3 anni, questa live la principessa. La cosa bella è che già facendo questa cosa di lavoro non dovrei avere questo, invece ce l'ho. Commento a caldo. Bellissimo. Bellissimo. Non sto piangendo, non sto piangendo, non sto piangendo. Smettila, non sto piangendo, ho detto. No, non sto piangendo. Ok.